150 milioni di anni fa in Siberia è successo qualcosa di incredibile, che oggi sappiamo, ma da poco tempo. C'è stato un flusso basaltico. Mi dici, cosa ve ne frega del flusso basaltico? Ti assicuro che se succedesse di nuovo ve ne frega, come? Sono scomparse il 95% di tutte le specie viventi. Flusso basaltico, il confronto, l'irruzione del vulcano Islanda del 1783 ha portato una carestia in Europa, la rivoluzione francese. Tu credi di essere seduta qua in una repubblica per cosa? Perché c'è stato quel vulcano, perché senza quel vulcano non ci sarebbe stata la carestia, senza la carestia la rivoluzione francese, col cavolo che succedeva, Napoleone non avrebbe fatto nulla, quindi quel vulcano è importantissimo. Bene, l'irruzione di quel vulcano che ha bloccato, per un anno ha reso la terra semi-inabitabile, morto un sacco di gente, metà degli animali sono morti, così via. In Siberia. No, sto parlando di quello recente. Bene, quello recente, sì, 1780, rispetto a quell'altra cosa che è successa, vale circa un milionesimo di volte. Cioè uno sputacchio, niente. 250 milioni di anni fa, in Siberia. Che cosa è successo? Dal centro della Terra, capite bene come è fatto il centro della Terra, sapete, no? È una palla di fuoco. A un certo punto si è formato un bitorzoletto che ha proseguito con la sua volontà verso la superficie della Terra. Non ha trovato subito la strada, ha formato un fungo di fuoco. Ha premuto finché a un certo punto ha sciolto un pezzo di crosta terrestre, ha trovato una bella fessuretta, abbastanza lunga, e ha generato una piattaforma di lava incandescente grande quanto gli Stati Uniti, i vicini Siberia però. Ma grande quanto gli Stati Uniti, si è scoperto che sotto la cosa della Siberia c'è questa cosa di lava. E mi dici, cosa ve ne frega? Me ne frega. Molti di voi hanno problemi con la sicurezza, no? Dici, ah, non mi sento sicuro, non so se ho trovato un lavoro, certo, sono precario, non sono precario, così via, no? Questo fenomeno può accadere in qualunque momento. Mi spieghi che sicurezza vuoi avere qui? La temperatura è salita di 15 gradi in Perù, 15 gradi. I mari al polo erano come adesso lo sono nei tropici, e al centro della Terra quasi bollivano, i pesci sono scomparsi tutti, gli animali. Quindi che cosa è successo? Ma vi rendete conto di su che pianeta viviamo? È vivente questa farina qua. Quindi, allora, una delle cose che non ci rendiamo conto come esseri umani, credendo di essere al centro del pianeta, dei pensieri di Dio, noi crediamo che Dio sia lì a tavolino come un ragioniere per farci o i piaceri o i dispetti. A Genova si pensa che Dio faccia i dispetti, per cui devi stare attento che sia addormentato in certi momenti, devi prenderlo quando dorme, è solo in quel momento che puoi fare fortuna. In altri posti pensa che Dio ti sorregga sempre. Sì, e sarà anche vero, però quello che può succedere sulla Terra è quello che ho appena detto. E non ha fatto distinzione tra buoni e cattivi. A quell'epoca non c'erano esseri umani, e questo per certi aspetti è interessante, perché nessuno cambiò opinione. Non c'erano opinioni, c'erano solo esseri viventi che improvvisamente si trovarono da un'altra parte. Questo può accadere in qualunque momento della nostra vita, quindi l'insicurezza è parte dell'esistenza. Quindi quando vi preoccupate tanto, lasciate perdere. Adesso ve ne dico un'altra che non vi dimenticherete più. Si incontrano due persone. Due amici che non si vedevano da 20 anni. Uno dice all'altro, guarda, c'ho un tumore, fra 6 mesi sono morto. Ma dice, ma porca miseria, guarda tu, ma mi dispiace, di qua, di là, ma di su, di giù. Dice, beh, può succedere, dice quello lì, fra 6 mesi sono morto. Ho capito. Il giorno dopo, quello che credeva davanti tutta la vita, è stato investito da un autobus e morto subito. Quindi non si sa nulla della vita. Se noi avessimo questa presenza, ci renderemmo conto che l'unica realtà è il presente, ciò che viviamo adesso, nel qui ed ora. A Panic è stato chiesto, ma Raimon,
visto che tutto sommato c'era uno che aveva confidenza, dice, ma senti una cosa, ma cos'è sta storia che l'inferno è eterno? Ma, e Raimon ha detto, eterno, cosa vuol dire? È fuori dal tempo, già, quindi può essere anche un secondo, niente, eterno o un secondo, una cosa così, uguale. Completamente sbalestrato, capisci tutto? Allora, dico due cose sull'ipnosi. Noi qui non siamo per ipnotizzarci, lo siamo già tutti abbondantemente, cioè noi dormiamo di un sonno profondissimo, non capiamo quasi niente di quello che ci succede e di quello che succede alle persone intorno. Ogni tanto abbiamo dei piccoli lampi di risveglio. L'ipnosi è come la democrazia. La democrazia si intende il dominio dei pochi sui molti legittimati dalle elezioni. Questa è la democrazia. Cioè le parole, se vuoi vedere, devono essere viste al contrario. Per capire cosa significa una parola basta che gli fai l'opposto. Ok. Quindi democrazia attualmente è il potere delle oligarchie legittimato dalle elezioni, per cui noi andiamo a firmare, a votare, per dare legittimazione a poche oligarchie che già hanno il potere di mantenerlo. Questa è la democrazia. Se questa è la democrazia, l'ipnosi è l'opposto, cioè il risveglio. Cominciamo a comprendere che le parole vanno viste almeno in due modi, quello che sembra significare e il suo opposto. Quindi in ipnosi siete qui per un risveglio, anche se apparentemente questo risveglio può sembrare un addormentamento. Ok?